Ieri giornata storica per il nostro paese, l'arresto di Mattia Messina Denaro, è stato preso un super latitante, ma la mafia è ancora da sconfiggere. Ma certo che è ancora da sconfiggere, soprattutto è da sconfiggere anche nella nuova strutturazione che ha, che non vede più delle grandi figure di boss come questo, che infatti viene definito l'ultimo grande boss della storia della mafia. È una criminalità organizzata che ha un altro tipo di organizzazione, più difficile anche probabilmente da perseguire e da bloccare, più diffusa e più capillare all'interno dei gangli dell'economia, quindi con grandi attività di riciclaggio e soprattutto con una grande attività, la principale, che porta risorse alla criminalità organizzata, che è quella del traffico di stupefacenti. Su questo non lo faccio strumentalmente, ma lo faccio perché noi siamo convinti che ormai nel mondo la soluzione della legalizzazione e della regolamentazione non sia più una provocazione, ma è una vera azione di governo. Vediamo cosa accade negli Stati Uniti, in Canada, tra poco ci arriverà anche la Germania. Pensiamo, nel nostro paese solo con la legalizzazione della cannabis si toglierebbe alla criminalità organizzata il 40% del mercato degli stupefacenti, circa 6-7 miliardi l'anno, facendo nascere un mercato legale. Chi ancora si oppone lo fa su basi ideologiche che non aiutano a lottare contro la criminalità e la mafia. Ecco, per il contrasto della mafia c'è un tema che oggi viene messo in risalto sui giornali: l'assenza di un presidente nella commissione antimafia. Ieri la Meloni era a Palermo per rivendicare comunque il successo dello Stato, però questo presidente manca ed è comunque un fatto, diciamo, possiamo dirlo, un po' grave. Sicuramente, perché anche l'organismo parlamentare preposto ha un ruolo importante e noi speriamo che rapidamente si arrivi alla definizione delle commissioni speciali, delle commissioni bicamerali. Siamo ancora in un inizio di legislatura che da questo punto di vista è iniziata in maniera un po' lenta, quindi speriamo che nelle prossime settimane si arrivi anche all'elezione del Presidente della Commissione Antimafia.